Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua sul nostro canale. Io sono Shark e come sempre bentornati su Gaming Galaxy. Vi ricordo sempre che se non siete iscritti iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, soprattutto perché ora finalmente posso andare in live. Ora, stasera ci siamo sparati questa oretta e mezza circa di live in cui abbiamo provato delle missioni. In realtà eravamo io e il Berro e da soli non ci siamo riusciti a finirla in realtà, perché ci mancava troppo poco tempo per uccidere il boss finale e quindi domani la rifaremo, probabilmente vi apporterò un filmato, ma oggi voglio parlarvi della challenge che c'è per prendersi, beh, i caschi di Halloween. Come vedete ci sono gli elmi bellissimi di Halloween, sono elmi da goblin, tutti i quattro gli strali hanno gli elmi da goblin, ve li faccio vedere a fine video i quattro strali con i quattro elmi e si prendono andando a cercare molto semplicemente degli indizi. Indizi che si trovano sfortunatamente per voi in giro per la mappa, se ne possono trovare un bel po'. Io ovviamente non ve li posso far vedere perché l'ho già fatto e quindi mi sono scomparsi. Comunque, uno degli indizi qua è praticamente una mappa del tesoro. Troverete degli indizi in giro per la mappa. Uno è lì, gli altri sono per la maggior parte. Uno è qui, uno è da Matthew, uno è in questa zona qua, uno è di fronte alla statua, uno è andando verso il bar, lo troverete subito qua a sinistra qua, e l'altro è giù nel bar se non lo trovate. Principalmente sono delle note che vi chiedono dove, che vi chiedono di andare ad accendere dei falò di fronte a dei santuari di ossa all'interno della mappa del gioco libero. Io ho fatto degli screenshot ovviamente di dove si trovano, quali sono i santuari e dove si trovano nella mappa, quindi ve li lascio qua nel video. Ovviamente vi lascio la musica, non vi descrivo niente, vi metto screenshot del santuario e screenshot della locazione, così che il video non venga di 250 minuti, ma venga di 2 minuti e vi dica esattamente dove sono. Molto semplicemente è solo esclusivamente per avere la skin unica dell'evento di Halloween dei Teschi. Veramente molto bella, devo dire che fa tutto un altro effetto. Adesso dovrò rifare lo strale perché così non va assolutamente bene con questi colori. Lo costruirò alla Goblin. Il più bello di tutti, secondo me, è l'intercettore, ma lascio a voi i commenti alla fine, è una cosa molto simpatica da fare e spero di esservi stato utile per arrivare ad avere queste quattro bellissime skin.